Ebbene ragazzi, abbiamo sfornato i nostri biscottini morbidi alla mele, guardate un po' che bontà, guardate come sono morbidi. Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, guardate queste due mele un po' sgualcite. Siccome c'ho parecchie mele e in pratica si stanno guastando, perché non fare dei buonissimi biscotti morbidi alle mele? Con queste meline. Allora, prendiamo due mele e partiamo. Le andiamo a pulire, le andiamo a fare a pezzettini e inserire in una coppettina. Quindi andiamo a fare a pezzettini piccoli le nostre mele. Una volta che abbiamo fatto a pezzettini le nostre mele, adesso inseriamo un po' di cannella, però questo è facoltativo, se lo volete inserire, se no non fa niente. E ci diamo una giratina. Fatto questo, mettiamo da parte le nostre mele, prendiamo due uova intere, 100 g di zucchero, in questo caso è zucchero di canna integrale, e andiamo a darci una sbattutina. Adesso ci andiamo a inserire 80 g di olio di semi. Se volete, in sostituzione potete inserire 100 g di burro, ammorbidito a temperatura ambiente. Adesso inseriamo un altro po' di cannella, sempre facoltativo, se non vi piace la cannella potete anche inserire la vaniglina. Adesso andiamo a inserire 200 g di farina di riso. In sostituzione potete anche usare la farina 00. Per finire andiamo a inserire una bustina di lievito vanigliato e giriamo. Ottenuto questo composto, guardate come deve essere. Andiamo a inserire le mele. Deve essere così perché questi sono biscotti al cucchiaio anche, non c'è bisogno di fare le forme. Li andremo a inserire col cucchiaio. Una volta che abbiamo amalgamato tutte le nostre mele nel nostro composto, adesso prendiamo una teglia o con carta da forno o con tappetino e andiamo a inserire a cucchiaiate i nostri biscottini. Facciamo leggermente distanziati uno dall'altro. Una volta che li abbiamo sistemati in teglia, adesso possiamo infornare a 180 gradi, forno statico, per 25 minuti. Ebbene ragazzi, abbiamo sfornato i nostri biscottini morbidi alla mele, guardate un po' che bontà, guardate come sono morbidi, sono veramente ottimi, fateli veramente che sono uno tira l'altro. Detto questo, non mi rimane che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!